Benvenuti alla Valle dei Fiori. Siamo già partiti a gennaio con la mostra delle piante grasse, come già da 28 anni che facciamo questa mostra, che è una mostra importante. Abbiamo questo pezzetto, che sono circa 200-150-200 metri quadrati di piante grasse, e poi abbiamo la produzione nel tunnel qui a fianco, che è altri 500-600 metri quadrati. Ci sono migliaia di piante grasse, una diversa dall'altro, ci sono in composizione, ci sono i vasetti piccolini da 5,5, da 3,5, 6,5, 8, 10, 14, tutte le misure. E guardate questa pianta che sta fiorendo adesso, e questa anche piantina, perciò tutte le piante, o tutte, tantissime piante grasse fanno il fiore, ed è una pianta che non ha nessun problema perché ha bisogno di pochissima acqua. Da ottobre smettete di bagnare o date pochissima acqua, e così avrete veramente le vostre piante che germogliano molto bene all'asciutto, perché la pianta grassa ha il 90% di acqua. Poi abbiamo anche il terriccio. Qui abbiamo due tipi di aloe. Abbiamo l'aloe vera, che è quella che si usa in cosmesi, e poi abbiamo anche l'aloe arborescensis, che è quella che si usa in farmacia per i tagli delle piante. Io voglio farvi vedere, se io taglio una pianta di questa, vi fate un taglio, e poi voi mettete su questa gel, ed è la pianta più cicatrizzante che esista al mondo. Poi abbiamo delle piccole composizioni, guardate, una tazza da caffè dove si beve il caffè, con una piantina grassa con le onde della sabbia. Abbiamo i sacchettini della sabbia che potete comprare, i sassolini bianchi, rotondi, più grossi, c'è un assortimento infinito. Basta che voi venite alla Valle dei Fiori. Siamo aperti in continuazione, sabato e domenica compreso. Io vi aspetto alla Valle dei Fiori e vi auguro una buona giornata.